Cesaroni. Che fine hanno fatto gli attori? Quella dei Cesaroni è stata una fiction televisiva, durata svariate stagioni che, più di molte altre, ha coinvolto ed appassionato il pubblico di tutta Italia. Le vicende della nota famiglia romana che viveva alla Garbatella hanno divertito tutti, facendo affezionare i telespettatori anche ai vari attori che interpretavano i protagonisti. Ecco, quindi, che cosa hanno fatto tutti i membri del cast dopo la fine della fiction? Claudio Amendola. Il noto attore romano ha interpretato uno dei protagonisti assoluto della fiction, ossia Giulio, che gestisce la bottiglieria Cesaroni. Dalla prima alla sesta stagione Amendola ha fatto parte dei Cesaroni, ma in seguito ha intrapreso tantissime altre esperienze lavorative. Tra queste, Suburra, Noi e la Giulia, Dov'è mia figlia? In televisione ha preso parte anche a Pequenos Gigantes e a Tale e Quale Show. Elena Sofia Ricci. Un'altra delle grandi protagoniste è Elena Sofia Ricci, che veste i panni di Lucia Liguori. Quest'ultima, protagonista femminile, aveva lasciato Giulio tempo prima per trovare la sua indipendenza, ma dopo essersi trasferita a Milano e aver divorziato dal marito Sergio, torna a Roma instaurando nuovamente un legame con Giulio. L'attrice ha preso parte a moltissimi altri progetti televisivi dopo i Cesaroni, tra cui anche un cameo in Don Matteo e un ruolo da protagonista in Che Dio ci aiuti. Nel 2014 ha anche recitato in Romeo e Giulietta. Antonello Fassari. Tra i personaggi più importanti c'è anche quello di Cesare Cesaroni, che gestisce la bottiglieria insieme al fratello Giulio. Eterno scapolo, è molto legato alla sua famiglia e soprattutto al fratello. Antonello Fassari, l'attore che l'ha sempre interpretato, si è dedicato a molto altro dopo la fine dei Cesaroni. Ed è apparso in Luisa Spagnoli nel 2016 e in C'era una volta Studio 1 nel 2017. Rita Savagnone. Come molti ricorderanno, Gabriella era la madre di Lucia. Aveva un passato da femminista, era una donna molto energica che spesso si addentrava troppo nelle vicende di sua figlia non lasciandole aria per respirare. Alla fine, si innamora del fratello più grande di Giulio. La sua attrice Rita Savagnone ha continuato a portare avanti, principalmente il suo lavoro di doppiatrice. Ha doppiato grandi attrici internazionali come Whoopi Goldberg e Vanessa Redgrave, oltre che Lola Herrera nella versione italiana di Paso Adelante. Matteo Branciamore, Marco, il fratello maggiore di Giulio, con un carattere sensibile ma allo stesso tempo cocciuto e determinato, è stato interpretato da Matteo Branciamore. Quest'ultimo ha iniziato la sua carriera in teatro, per poi dedicarsi alla televisione nel 2001 con Sei forte maestro. In seguito, anche dopo la fine dei Cesaroni, ha avuto molte esperienze ed è apparso anche al cinema, con due film, My Father Jack e Il mondo di mezzo. Alessandra Mastronardi. Eva Cudicini era la figlia di Lucia, studiosa e non molto attenta alla moda e all'aspetto fisico. La ragazza ha fatto fatica ad ambientarsi nella famiglia dei Cesaroni, ma successivamente ci è riuscita innamorandosi anche di Marco. È stata Alessandra Mastronardi ad interpretarla, ed in seguito l'attrice ha avuto tanti ruoli di successo, tra questi quello più conosciuto dal pubblico, è quello nell'Allieva. È stata anche protagonista della serie Netflix, Master of None. Niccolò Centioni. Rudy è il secondogenito di Giulio, un ragazzo allegro, spiritoso e pieno di vita. Nel corso del tempo però matura molto e si evolve, provando anche dei sentimenti per la sua sorellastra. Il personaggio è interpretato da Niccolò Centioni il quale, dopo la sua esperienza nei Cesaroni, ha anche partecipato a Pechino Express nel 2013 e nel 2015 a Notti sul ghiaccio. In seguito, ha preso parte al cortometraggio Mamma non vuole. Voi che cosa ne pensate? Sapevate cosa fosse successo agli attori dopo la fine dei Cesaroni e vi piaceva questa serie? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.